Giuseppe. C'è un tizio in città che ha detto che gli Appaloosa sono dei cavalli stupidi. Sì, ho sentito dire anch'io qualcosa del genere. Ma sono convinto che sono frottole. E sapete perché? Sia gli Cheyenne che gli Apache cavalcano unicamente Appaloosa. E per me sono i migliori cavalieri che esistano al mondo. Prendi per esempio gli Cheyenne, quando cacciano il bisonte. La loro tecnica è di infilarsi proprio in mezzo alla mandria. Non usano né sella né staffe. E quando arriva il momento di colpirli, devono prendere la mira e tendere l'arco senza potersi reggere alle redini. Nessuno riuscirebbe a fare una cosa simile su un cavallo stupido. Io non lo farei neanche su un cavallo intelligente. Ehi, guardate, i cavalli sono spariti. Lo stallone forse ha abbattuto il recinto. No, Luke. Il cancello è aperto. Sono stati rubati. Non riesco a crederci. Non c'è dubbio che siano stati rubati. Deve essere successo meno di un'ora fa ed erano tre uomini. Li inseguiamo? Ci puoi scommettere. Non avrò pace finché non li vedrò penzolare da un albero. Non vorrei ammazzarli davvero. Ci abbiamo messo più di 2 mesi a catturare quei cavalli ed un altro per cominciare a domarli. E ti dico una cosa. Se pensi che permetta a quei tre sciacalli di portarseli via, ti sbagli. Dicono che l'West fu conquistato con la forza delle armi. Ma non è così. Fu conquistato grazie al coraggio della povera gente che spinse i suoi carri sempre più ad ovest attraverso centinaia di miglia di terre selvagge. Alcuni erano attratti dal miraggio dell'oro. Ma la maggior parte dei pionieri era costituita da famiglie spinte dalla speranza di una vita migliore. Questa è la storia di una di quelle famiglie. I McCains. I figli e le figlie di Kate McCain scrissero una pagina importante nella storia dell'West. Ma all'inizio, l'unico della famiglia, il cui nome era entrato nella leggenda di quelle terre, era un uomo forte come una roccia e coraggioso come un leone. Il suo nome era Zebulon McCain.